Allora, Neggio, stavolta non sbaglio il tuo nome, giuro. In realtà no. Aspetta. In realtà sì, ma no. Entrambi. Cioè, non è che Onyx è il server per me, quello l'ultimo definitivo, ok? Il progetto che ho in mente per Tiger è sempre lì pronto. Per partire da un momento all'altro. Ok? Quindi, yes. Posso chiederti perché stai expando quando c'è evento pesca? Ezza, bella domanda. Io penso da un lato che sarebbe più costruttivo, cioè più bello e rilassante vedere un'esperienza di farm piuttosto che stare lì a pescare. Però se devo pescare, pesco. Cioè, nel senso, posso anche rinunciare alla mia dose di exp per andare a pescare. Sono un po' indeciso, devo dire la verità. Allora, facciamo una cosa. Intanto accetto una missione di caccia. Io direi giovane uomo scorpione. No, aspetta, Neggio, attenzione. Non sto espando in deserto, è diverso. Stavo facendo la missione, quella secondaria del trova la torta di riso. Ah, c'è anche questa, non trova nessun campanellino. E stavo comunque, mi stavo portando avanti con la missione di caccia. Tutto qua, non è che stavo perdendo chissà quale tempo. Ora, io se vogliamo fare questo esperimento, lo facciamo. Cioè, non è un problema. Una piccola pescata. Se può essere rilassante. Ok, fino alle 4. Quindi mancano 2 ore. Vediamo un po'. Facciamolo. Il libro pesca. Ezza. No. Purtroppo no. Visto che mi stai consigliando il libro della pesca. E ci avrei le monete anche per prendere quello da 30. Anche se io mettermi un mese intero a pescare sarebbe un po' sprecato, secondo me. Quale prendo? Quello da 18? Da 7 giorni? Così lo provo. Vedo un po' cosa succede. Poi magari se me la penso e se mi trovo bene potrei prendere quello da più giorni. Sì, bene, meno male, non ero intenzionato a spendere di più. Torniamo allora a noi, così prendiamo sto libro della pesca. Ma non capito una cosa, si attiva automaticamente o ce l'ho qua? Eccolo. Sì, c'è evento pesca. Anche una settimana a pescare, e infatti, bravissimo Sergio, ci si rompe i coglioni. Ah, si mette proprio così. È il momento della verità. È il momento di metterlo. Certo, sarebbe ancora più bello avere la canna in carbonio, ma ancora è troppo presto. Andiamo a vedere. Io odio questa cosa, io l'ho sempre odiata. Il nuovo sistema di pesca, da un lato, secondo me, è una palletta. Ah, ecco, vabbè. Forse funziona. Anche perché così ti fai l'evento oggi, in più hai 2 ore per fare evento settimana prossima. Spero di poter avere il tempo, veramente. Ormai è finita. Ho finita, aspetta un attimo, metto questi altri bauletti qua, vai. Tanto, casomai li abbiamo pronti per la prossima volta, che c'è evento. E vabbè, pazienza. Spero che ce ne riusciamo a concludere in bellezza con un M, barule medio. Dai, forse sì. Dai, eccolo. Ah. Non possiamo più farlo veramente? Eh no, ah sì. Sai, forse possiamo, vabbè. Allora. Ho sbagliato, porca puttana, vabbè. Sto facendo tutto di fretta, non so se si è capito, per questo sto facendo cose che non devo. Lo so. No, l'evento è finito! L'evento è finito! Ma me l'ha fatto... Dai, me l'ha lasciato in sospeso così. Intanto apriamo il primo paolo pesci, anzi, partiamo dal piccolo. Fagiolo Zen, spero non mi si riempia troppo l'inventario. Allora, Discord si dovrebbe essere aperto, amici, ecco di qua, in attesa. Eccolo, dovresti essere tu. Sì. Prossima volta sabato, prossimo mezzogiorno. Ok, a mezzogiorno, quindi inizia pure prima. Cioè, quando è che è iniziato, scusami? Allora, andiamo ad aprire questi altri due. Lo G per ultimo. G per ultimo, anzi c'è un altro P. Pozione di velocità, minchia, buono avere pozioni di velocità, buono, ne ho bisogno. Allora, luce rimane 1, 100.000 punti di esperienza, 50k, una medaglia da drago, ok, 20 metalli grande, no, se devo perdere esperienza. Ok, anche oggi alle 12, ok, perfetto, 2, 2, ok, lotta critica, addirittura, carino. Andiamo con... Ok, 100k. Papiro dell'esorcismo. 3. Ah, in che senso? 1. Ma perché non avevo 2? Ok, che non ho detto. Buono, buono. Andiamo. M. Cipietra delle anime più, che non penso userò mai.
per il momento. Ok, la usa. La, un'altra OP ne avevo? O sbaglio? Ah, no, no, ok, aspetta. Sì. 500.000 Yang? Ah, pure soldi. Minchia. Ancora uno. Due. Battaglia perforante. Ok. Insomma, me ne manca soltanto uno. Purtroppo non è che sia andato granché, questo spacchettino. Chiamano spacchettino. Uno, due e tre. E vabbè, dai. Però meglio di niente. Poteva andare molto meglio. La prossima volta cerchiamo di fare di meglio, giuro. Me lo auguro. No, 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 Ivan. Intanto ciao. Alla fine no, perché dopo una serie di considerazioni. Oh, una campana antica. Che cazzo? Una serie di considerazioni e riflessioni con, diciamo, in queste dirette. La conclusione è stata quella di non rimanere più al 35, perché è un livello alla fine fine a se stesso. È meglio livellare alti, andare alti, perché a livelli alti si possono concludere molte più robe. E devo dire che non è sbagliato in effetti questa cosa, perché si può veramente concludere di più. Se noi pensiamo, essere livelli più alti ci dà la possibilità di reggere meglio pure certi mob. Se, per esempio, le metin dell'85 e del 90, essendo a livello alto, ce la possiamo cavare di più a farle fuori. Perché se mettiamo che noi vogliamo dropparci guanti del ladro da soli, no? Come facciamo a farlo se siamo a livello basso e scarsi? Non togliamo niente. Invece è bello, già un livello più alto può anche dire che di cavarsela. E io infatti mi piacerebbe tanto arrivare a livelli che mi permettano di droppare da solo con le mie mani i guantini dalle maiden del Boschko. Certo, non era questo il motivo principale, però ci sono tanti altri aspetti dei livelli alti che non sono da sottovalutare. Sì, lo so, il problema è lui, per ragione, però diciamo che dai, quello secondo me in qualche modo si può recuperare. Non è tutto perso. Perché alla fine la cosa buona di un Sura, per esempio, ma di chiunque, si dice che, cioè si dice che sfruttando l'arma per giovane eroi si riesce a fare tanto. Prima che mi scade questa, prendo quella del 40. Prima che mi scade, o comunque prima di salire al 50. Mi sono di nuovo Medin per te? Ti dovrei menare, oddio. E comunque, sai, il pensiero di sapere che qualcuno l'hai, cioè, ha iniziato a giocare a un gioco grazie a te. Madonna, cioè, incredibile, che avrebbe detto. Ha iniziato comunque, ripreso a giocare a un gioco che magari non giocava da tanto. Beh, alla fine Medin, ripeto, si è giocato bene. Beh, è un bel giochino. Ah, ma allora giochi ancora. Stammo. Eh sì, ogni tanto gioco ancora. Magari, cioè, rushare allora è un termine un po' forte che mi riguarda. Non è che lo rusho, non è una cosa immediata, purtroppo per me non, penso sia un po' difficile pretenderlo, sognarlo. Mi piacerebbe, spero di poterlo fare effettivamente. E poi pian piano penserò a tutto il resto. Spero, davvero, dai. Lo voglio sperare. Finita la missione di caccia, vediamo un po' se li vediamo direttamente. 15% di exp mi dovrebbe dare se la. Se era la missione del livello 39, anche se potrei. No, aspetta. Controlliamo. Ecco qua. Vediamo se. 39, ok, potrei fare livello 40. Yeah, sì. Si vola, si vola, si vola. Yeah. E mo, io sono al 40, che cazzo faccio? Direi che siamo soddisfattissimi e rimborsatissimi.